breve non saranno poche quelle che andremo a chiudere. E tra l'altro mi auguro che abbiate sentito le parole del provveditore circa quello che è successo in questa provincia. Provveditore. Che sembra che questa provincia sia una periferia brasiliana con un incremento demografico mai visto, perché non si è chiusa nessuna scuola nell'arco degli ultimi 10 anni. Tutta Italia ne chiude a doppia cifra, noi no. Noi inizieremo a fare anche quello perché non ne avete avuto il coraggio. E questa è una di quelle che trovate qua. Ma basta vedere cosa è successo in Italia, e non mi sembra che qui l'inverno demografico non sia giunto. Dopodiché, uffici pubblici, quello che è il progetto per Piazza della Tessitrice è dare sicurezza e mandare una parte della nostra polizia locale. E visto che ci piacerebbe che potessero avere degli ambienti anche di riposo in caso di turni estenuanti, eccetera, questa è una foresteria che nei nostri progetti ci piacerebbe contattare ai nostri operatori sottoposti magari in momenti ad estrema pressione. Un presidio H24 di una zona dimenticata dal Signore. In verità, da metà aprile, per chi parla di sicurezza, io non ho mai visto degli arresti in questa continuità, non ho mai visto delle espulsioni in questa continuità. Sto tenendo un archivio di quelli che sono stati gli interventi della polizia locale, della polizia stradale, della polizia, dei carabinieri. Francamente, mi sembra che il tavolo provinciale per la sicurezza abbia preso, grazie a quelli che sono stati gli interventi della prefettura, una decisione. Basta vedere i numeri, basta vedere i numeri. Quanta gente è stata arrestata, per esempio, in Mianzano, nome per nome, e chi vive in quella zona li conosceva faccia per faccia, ed era da anni che professavano. Quindi un buon momento per tutti. È l'ideale? No. Fosse per me, la politica di immigrazione sarebbe completamente diversa. Purtroppo abbiamo questa, purtroppo c'è gente che dice che nessuno è straniero e per certi versi, in certi momenti in questa Repubblica, anche governato. Per me lo straniero c'è, esiste, e se non ha titolo di stare qui deve tornare a casa sua, in fretta. Poi, i 250.000 euro, stiamo parlando di un'altra cosa che mi dà l'opportunità di parlare di un tema importante del mercato agricoltori diretti. Ve l'eravate dimenticati, tutte e due, non hanno mai pagato. Mentre eravate qui, in mezzo alle altre centinaia, migliaia no, ma centinaia di concessioni che non avete avuto il tempo di guardare perché avevate altro da fare, c'era anche il Comac. Non pagava. Come ad esempio, mentre ciò che ho fatto non viene dal regolamento, lei lo sta violando. Detto questo, mentre voi facevate altro, al mercato coperto, lo sta violando ancora, al mercato coperto, abbiamo fatto pagare, siamo andati una volta, abbiamo detto va bene, diamo una proroga, vi diamo la seconda proroga, però sappi che a 31 luglio dobbiamo iniziare per fare i lavori. Poi ci sono persone per bene che si ricordano gli accordi, e poi persone per bene un po' smemorate che non si ricordano gli accordi. A Milano dicono Michele che ti ampia se slughe, avevo una mamma milanese, oltre a parlare dialetto comasco. È quello che ogni volta rimescola le carte in tavola perché deve averne un beneficio. Noi col Coma siamo stati persone per bene. Gli abbiamo detto guardate che abbiamo prorogato, abbiamo dato dei termini, ma poi abbiamo detto adesso basta. Arrivati a fine luglio, aria, perché noi questo dobbiamo mettere a posto, non siamo come gli altri che non sistemano niente. E poi è ovvio che adesso non ci sia il bando in contemporanea, per il semplice fatto che appena ce lo riconsegnano, il nostro scopo è quello di procedere, adesso l'abbiamo finanziato, abbiamo ben chiari quelli che sono i lavori, in autunno ci piacerebbe partire con i lavori, poi come la piscina Sinigaglia, otto, ci sono ancora i trampolini, il bagno turco, la sauna, sì ci sono, li abbiamo messi a posto, anche lì quando l'avremmo messo a posto faremo un bando, perché? Perché non c'è neanche il titolo di star lì, dopo che hai avuto una proroga. Nel mondo di Oz, o meglio nel vostro, probabilmente sì, qua non c'è più spazio per le proroghe, ma per legge, perché si resta una selezione, ma non abbiamo un luogo dove dare e dovete conoscere tutti la legge sui mercati regionali. Quindi, cari signori del mercato, ve l'abbiamo detto. Chiaro, l'abbia scritto una delibera, l'ultimo accordo l'abbiamo stretto a febbraio, noi siamo gente per bene, poi quando arriva si inizia a strillare perché oddio, oddio, ma come eravamo d'accordo? Ma come a febbraio era tutto contento, poi arriva la scadenza, no. Il 90esimo arriva sempre, non è che le partite possono finire al 182esimo, siamo al 182esimo.